Ciao, allora, benvenute nel video dei top del mese di novembre. Se sentite in sottofondo un rumore è la ventola del camino, ma non ho nessuna intenzione di spegnerla. Allora, primo top è questo latte corpo del Livre Rocher. Questo è della linea Un Mattino au Jardin e la profumazione al tè verde. Dico assolutamente che lo adoro. Ha un profumo fresco, fiorito. È gustosissimo sulla pelle, oltretutto è un latte, quindi assorbe molto velocemente e asciuga velocemente e non lascia la pelle appiccicosa. L'ho usato in estate e mi sono trovata benissimo, ma l'ho finito di recente, quindi anche per i primi freddi idrata, un potere idratante medio. Sicuramente io lo uso dopo la doccia e mi trovo benissimo. Persiste sulla pelle la profumazione per un paio di ore, quindi gusta anche. Poi magari se ci vestiamo dopo resta sui vestiti, quindi si sente. È davvero ottimo, è davvero fantastico. Oltretutto ho scoperto da poco in negozio che questa linea è scontabile, non è un punto verde, quindi perché no? Ancora meglio. Andiamo avanti col prossimo Top. top e rimaniamo sulle creme corpo. Questa l'ho trovata in offerta a 0,99 e ho voluto provarla anche perché il marchio non è male. Allora, dell'idea, o dell'idea, non lo so, bio, crema fluido idratante and happy hour, e questa è all'arancia amara. È un 150 ml e l'ho pagata davvero poco, ve l'ho detto. L'inci è buono, è davvero, oltre a essere Made in Italy, è un marchio comunque certificato biologico. Cosa dirvi di questa crema? A differenza di quella di prima, questa è fluida, basta poco prodotto da massaggiare bene sul corpo perché con poco prodotto lascia, durante l'applicazione lascia la scia bianca e va proprio massaggiato bene. Però bisogna anche essere veloci perché asciuga velocemente e rischiamo che restino le scie bianche. Non è proprio il massimo. Mi sono trovata in punti dove magari non mi sono vista, dove effettivamente la crema si era assorbita velocissimamente, quindi non lascia la pelle unta, però c'era rimasta la macchia bianca, quindi sono dovuta andare a ripassare. E per questo va lavorata bene, poco prodotto per volta, idratazione media. Va bene per l'estate perché assorbe velocemente e poi asciuga subito sulla pelle. Sicuramente in questo periodo non va più bene. Profumazione, sì, me la ricordavo. È arancia, sa davvero di arancia, questo sicuramente, ma non persiste sulla pelle, solo un po' sui vestiti se ci andiamo a vestire dopo. Lo ricompro? No, perché voglio provare altri prodotti. Comunque sia, se lo trovate in offerta come me. L'inci è buono, aveva un buon prezzo e da provare ve lo consiglio sicuramente anche per questo tipo di texture è un po' particolare. L'ultimo top, e questo è un top, è questa crema della Bottega Verde e si chiama Aloe, nettare di bellezza crema viso 24 ore. Dice di essere idratante e lenitiva con succo di aloe vera. E questo era un 15 ml. Allora, la trovo una crema, stavo leggendo. E dice di usare sul viso, ok? La trovo una crema perfetta per la mia pelle mista. È versatile, fantastica. Io la uso, l'ho usata la sera, perché di giorno io uso il siero. Comunque l'ho usata alla sera. Tende a idratarmi subito la pelle, ma non la unge. Alla mattina non mi trovo con la pelle unta, cosa ottima, però è bella idratante. Anche con i primi freddi che inizio un attimo a screpolarmi soprattutto queste zone, idrata, lenisce, perfetta, la mattina mi trovo la pelle perfetta. La profumazione non me la ricordo più. È fresca ma non è invadente. Non me la ricordavo perché infatti non rimane sul viso, quindi buona anche questa. È una di quelle creme che io per la sera oppure multiuso potrei davvero ricomprare e anzi quando la trovo in offerta sicuramente la compro. Allora, questi erano tutti i top del mese di novembre. Come sempre, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io spero di esservi stata utile. Se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale.
così non perdete le prossime recensioni beauty e mi raccomando anche cliccare la campanella così verrete avvisate quando carico un nuovo video e basta. Alla prossima, ciao!